Il vento sibilava nella valle e la tenda a piramide che costituiva l'avamposto numero 1 tremava da cima a fondo sotto le raffiche. La sentinella Rud mise le mani davanti alla lampada a petrolio che illuminava debolmente l'interno della tenda per difenderne la fiamma giallastra dalle sferzate di vento. Poi, quasi si sentisse colpevole, gettò una rapida occhiata alla sentinella Denison, che giaceva tutta vestita su una brandina in un angolo della tenda. «Non la smette di soffiare», disse Denison. Stava supino, le mani sotto la testa, gli occhi fissi al culmine dei teli. Di quando in quando muoveva le dita, divertendosi ad osservare i giochi d'ombra sulle pareti. «Lo so», borbottò Rud, mordendosi le labbra e distogliendo lo sguardo. «E allora che stai a fare lì?» disse Denison. «Non lo so», rispose Rud. Ritirò le mani. Lanciò un'altra occhiata a Denison, poi il suo sguardo si spostò sull'angolo della tenda, a sinistra del telo d'ingresso. La cassetta era sempre là. «Ma di chi hai paura?» domandò Denison. «Non si muove mica». «Non lo so», disse Rud, e per un attimo sentì montare l'ira. «Ma questo è il nostro dovere. Dobbiamo tenere d'occhio la cassetta». Si alzò con aria decisa e s'avvicinò alla cassetta. Era nell'angolo, alta 1,20 m, larga 1,20 m, profonda 1,20 m. Ed era di legno, col coperchio saldamente inchiodato. Da quando erano sbarcati in quell'isola avamposto, lui e Denison avevano ricevuto l'ordine di non perdere di vista la cassetta. «La puoi vedere anche dalla tua brandina», disse Denison, interrompendo le sue riflessioni. «Mica è proibito guardarla stando sdraiati». «Non mi importa», disse Rud. «Per me è meglio sorvegliarla da qui», disse Denison. «Ah!» E il suono si spense in uno sbadiglio. «Svegliami se arriva il tenente», aggiunse. Rud si irritò. Voleva dirglielo a quel Denison che non poteva dormire in servizio. Non era previsto che Rud sorvegliasse la cassetta da solo. Quando il tenente aveva dato l'ordine, era stato chiaro. Mai uno solo a sorvegliare la cassetta, assicurarsi sempre di osservarla in due contemporaneamente. Non si può credere a uno soltanto. E sia Rud che Denison avevano annuito con serietà. Ma era sempre la solita storia. Denison avrebbe continuato a dormire sino a quando il tenente, raggiunto il telo d'ingresso, non avesse cominciato a cercare, imprecando, i bottoni per aprire. E Denison sarebbe scattato in piedi, afferrando il suo fucile, prima che il tenente irrompesse nella tenda per ispezionare le sue sentinelle. Più tardi, quella notte, Rud aveva sussurrato a Denison, che se ne stava in piedi col fucile ben stretto tra le mani. «Sei sveglio?» «Certo», aveva risposto Denison. «Mi stavo chiedendo», aveva soggiunto Rud. «Ti stai sempre a chiedere qualcosa tu, di che cosa si tratta stavolta?» «Mi domandavo perché», aveva detto ancora con un fil di voce Rud. «Perché che cosa?» aveva replicato Denison brusco. «Che cosa, scemo?» «Niente». E Rud si era voltato a guardare la cassetta, benché fosse difficile distinguerla in quel buio. Ma poi, a poco, aveva ritrovato il coraggio di fare domande e Denison, che era sotto le armi da molto prima di lui, finalmente glielo aveva detto. «Perché una volta la cassetta apparteneva al nemico, moltissimo tempo fa», aveva risposto. E persino lui, che preferiva dormire invece che sorvegliare la cassetta, non aveva potuto fare a meno di posare gli occhi sul telo d'ingresso, per paura che il tenente, o eventualità anche peggiore, il colonnello, fosse vicino. «Il nemico!» aveva mormorato Rud, gli occhi pieni di paura. «Sta zitto, idiota!» aveva sibilato Denison. Denison non sapeva tutta la storia. Nessuno la sapeva, ma i fatti erano questi. La cassetta conteneva un'arma del nemico, una vecchia e potentissima arma che per nessun motivo doveva ritornare nelle sue mani. E nei momenti difficili, come ora che i cani si aggiravano abbaiando sulle tracce del nemico, la cassetta non era mai stata perduta di vista e così nessuno l'aveva portata via. Tutto qui.
Da allora però Rudd si era sentito orgoglioso dell'incarico ricevuto e si meravigliava molto che Dennison potesse dormire invece che stare di guardia, specie nei momenti brutti, quando i cani abbaiavano. Ed ora i cani abbaiavano come non mai prima, e il tenente era venuto due volte quella notte anziché una, e poiché la loro razione di petrolio era finita, ne aveva portato dell'altro. «Tenete d'occhio la cassetta», aveva detto secco, andandosene. Ora Rudd sorvegliava la cassetta e anche Dennison, sulla sua brandina, teneva gli occhi bene aperti. Non ebbero il cambio che il mattino dopo, quando il sole era già alto. Quella sera, quando ritornarono alla tenda, il tenente consegnò a ciascuno di loro una pallottola per i fucili. Era la prima volta che entrambi tenevano in mano un fucile carico. Fuori il vento aveva ripreso a sibilare forte, ma al di sopra del sibilo giungeva il latrato dei cani. Rudd abbassò rapidamente le mani sulla lampada a petrolio per ripararla dal vento. Le cose si stavano mettendo male. Rudd lo sapeva. D'improvviso, da fuori giunse un gran rumore. I cani erano vicini ora e dovevano essercene dozzine che abbaiavano come matti. E Dennison disse: «Ascolta, abbaiano forte», disse Rudd. «No, non quello, li sento di grignare i denti». E attraverso quel rumore giunse lo scalpiccio degli stivaloni di un uomo che correva nel fango alto. «Il nemico!» gridò Rudd imbracciando il fucile, un dito pronto sul grilletto. Ma non era il nemico, era un caporale, una staffetta che veniva dalle altre posizioni. Si fermò ansimante al centro della tenda. Era un omone con la barba nera, gli occhi arrossati e cerchiati da solchi neri più profondi di quelli del tenente. «È questa?» disse ansante, indicando la cassetta. Rudd non vedeva il caporale da parecchie stagioni ed ora sembrava molto invecchiato. «Sì, è questa», disse. La staffetta riprese fiato e per un attimo nella tenda tornò il silenzio. Poi si mosse e allungò timidamente una mano verso la cassetta, ma la ritirò di colpo. Si girò sui tacchi e fissò le sentinelle. «Dovete spicciarvi», disse. «Siamo battuti». «Battuti», disse Rudd. «Non ci credo». Dennison diede un'occhiata alla staffetta, poi si sedette sulla brandina e si accinse a infilarsi gli stivali. «Forza», disse Rudd. «Non avremo tutta la notte a disposizione». «Battuti», ripeté il caporale. «E la cassetta?» domandò Rudd. «La cassetta? Distruggetela», replicò il caporale. «Presto, non avete tempo da perdere. Dovete raggiungere le colline appena finito». Il caporale porse a Rudd una lattina di petrolio e con la baionetta la sfondò. Dato il colpo rimase un attimo in silenzio, poi si portò la mano al berretto. «Arrivederci», disse, «e spicciatevi». Rudd guardò un attimo la lattina, quindi cominciò a versarne il contenuto sulle assi di legno che chiudevano la cassetta. L'abbaiare era frenetico adesso e molto vicino, a quanto sembrava. Dennison gli tolse di mano la lattina. «No», disse ansimando, «dentro ci deve essere qualcosa che non si può distruggere così, involti umidi o metallo o qualcos'altro. Dobbiamo togliere il coperchio». Si avvicinò e cominciò a forzare le assi del coperchio. «No», disse Rudd, «non abbiamo il permesso di farlo. Dobbiamo sorvegliare la cassetta, non guardarci dentro». Ma Dennison non si fermò. E Rudd stette a guardare le assi, che si sollevavano stridendo. Arretrarono di un passo e guardarono. Dentro la cassetta c'era un foglio di carta ingiallita con sopra 5 segni neri. Dennison lo prese e lo gettò da parte ed entrambi si chinarono a vedere. Si guardarono l'un l'altro, le fronti aggrottate. Dentro la cassetta c'erano delle cose simili a scatole, la maggior parte lunghe quanto una mano, forse qualcosa di più, ma non più larghe, e alte 2 o 3 dita. Ognuna era coperta di tela. In quel momento sentirono dei passi fuori e i cani si allontanarono abbaiando giù per la vallata. Dennison lanciò un grido di rabbia e di paura e versò freneticamente il petrolio sopra quelle cose che parevano scatole e su quel foglio di carta ingiallita con i 5 segni neri. Poi infilò il foglio nella lampada e ve lo tenne finché un angolo non prese fuoco.
Quindi buttò la carta incendiata sopra la cassetta e tutti e due corsero fuori dalla tenda verso le colline. Correndo, Rud si sentì pieno di paura. Ancora dopo parecchi mesi, mentre stava nascosto nei boschi, ricordava con terrore la cassetta. E talvolta, quando faceva dei segni nel fango, erano i 5 segni che aveva visto sulla carta ingiallita che ricopriva quelle cose là dentro. Libri.